Direi che l'esperienza del piano di rafforzamento amministrativo della Regione Siciliana 2014-2020 ha dato la possibilità, soprattutto col progetto Nuovi Percorsi sviluppato e attuato da Formez, di far acquisire al personale della Regione Siciliana e degli enti locali competenze in materia di fondi europei. Nello specifico, il Dipartimento Affari Extraregionali è stato titolare di un'azione sull'acquisizione di competenze in materia di fondi diretti e processi decisionali europei. Ecco, in un'ottica, in una prospettiva, direi a livello regionale, non solo il Dipartimento Affari Regionali, ma la Regione complessivamente, occorre lavorare anche in una prospettiva di turnover dell'amministrazione regionale. E quindi far acquisire sì competenze al personale della regione, ma cercare appunto anche di allocare nuove risorse umane nell'ambito dell'amministrazione regionale, anche perché occorre superare il gap rispetto ad altre regioni italiane. E in tal senso è necessario anche lavorare sull'acquisizione di competenze, anche di risorse umane che potranno anche essere assegnate alla Regione Siciliana, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione non solo dei fondi europei a gestione diretta, ma anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove è necessario fornire gli strumenti al personale, sia regionale, ma anche a nuove risorse umane, gli strumenti necessari per poter portare avanti dei progetti che siano performanti. Questo ce lo chiede l'Europa e quindi è necessaria una nuova prospettiva. Già sappiamo che si parla di piano di rigenerazione amministrativa che tutte le regioni italiane dovranno portare avanti, anche la regione siciliana. Quindi non solo il Dipartimento è competente sui fondi indiretti, però è ovvio che è tutto il sistema regionale che dovrà fare questo percorso di capacitazione istituzionale ulteriore. Devo dire che la visita a Roma è stata di notevole interesse per il Dipartimento perché abbiamo potuto vedere la sperimentazione di alcune idee che già come Dipartimento avevamo in termini di riorganizzazione. In particolar modo due aspetti. Uno è quello relativo alla delega proprio ai fondi europei, all'Ufficio Europa che nella Regione Lazio è stata portata tutta sotto l'assessore all'economia. Riteniamo questo importante anche perché c'è forse più inerenza rispetto anche ai fondi strutturali e a tutte le attività che riguardano i fondi extraregionali in genere. Quindi vediamo in prospettiva una buona indicazione da suggerire anche all'organo politico, ma chiaramente questo rientra nella sfera delle competenze politiche. Per quanto riguarda invece l'aspetto organizzativo, abbiamo trovato notevole interesse l'organizzazione dell'Ufficio Europa in sinergia anche con organizzazioni esterne, con diciamo così, soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ritenendo proprio che la pubblica amministrazione non possa assolvere in sé a tutte quelle che sono le funzioni anche di rilancio e di utilizzo delle opportunità che vengono dall'Europa. In questo senso, già in passato avevamo pensato di rilanciare l'ufficio di Bruxelles, di cui io sono responsabile ad interim, intanto incardinandolo sotto il Dipartimento degli Affari Extraregionali, come ipotesi proprio di lavoro, ma questo presuppone un disegno di legge che abbiamo già presentato per far sì che l'ufficio possa passare sotto le competenze del Dipartimento Affari Extraregionali. E poi immaginando di creare proprio delle sinergie con soggetti esterni alla pubblica amministrazione che comunque possono creare tutta una rete di lobby che può meglio, diciamo così, finalizzare la presenza di un presidio su Bruxelles, rispetto invece all'attuale situazione che vede sparute unità di personale presso quell'ufficio. Noi abbiamo visto, ma già era un'idea che avevamo da tempo, che al fine di meglio ottimizzare l'utilizzo di queste opportunità che vengono dall'Europa, riteniamo opportuno che il Dipartimento si possa costituire una testa di ponte, possa fare da tramite tra le opportunità e quindi tra l'ufficio di Bruxelles, rivisto, rivisitato, e anche il territorio attraverso tutta una creazione di rete di partenariato che abbiamo immaginato poter mettere in atto con un rapporto più proficuo, per esempio con le ex province, con la rete dei GAL, e quindi in questo senso abbiamo predisposto delle intese, dei protocolli di intesa che stiamo proponendo all'organo politico perché possano essere oggetto di apprezzamento da parte della Giunta, perché spesso in queste realtà insistono anche privati, quindi ci sono delle
dei partenariati che riguardano anche il privato, quindi è necessario avere anche l'assenso da parte dell'organo politico per intraprendere tutta questa serie di reti relazionali istituzionali che ci permetteranno, mettendo a sistema professionalità, competenze e anche esigenze che vengono dai singoli territori in relazione alle loro potenziali di sviluppo, ci permetteranno anche di meglio finalizzare le idee e progetto che usciranno fuori da queste sinergie. Devo dire che in questo senso il Formez ci ha affiancato per quanto riguarda l'azione anche di rafforzamento della capacità amministrativa in termini progettuali, in termini di predisposizione delle idee progetto, e in questo senso sono state costituite anche le esperienze laboratoriali proprio per preparare un gruppo di funzionari a poter fare, diciamo così, alcune esperienze pilota in termini di progettazione, e poter così mettere in atto queste reti che sono in corso di creazione.